piccolo. Scusi un attimo, Scusate che ho il bigliettino. Michelle, sì, sono i salumi, dimmi. Va bene, 2 etti di mortadella, grazie. La mortadella fa male al colesterolo. Grazie, signora. No, diceva una signora qua, giustamente, che la mortadella fa male al colesterolo. Ah, dice Michelle, la mia ragazza, che non è vero. Contenta lei? Sì, va bene. E allora salame piccante, per cortesia. Fa bruciare lo stomaco. Grazie. La signora di prima dice che fa bruciare lo stomaco. Glielo dico. Michelle, la mia ragazza, dice che non è vero, anzi aiuta la circolazione del sangue, penso. Ma va! Ha detto ma va. Dice che lei non capisce niente e che si può fare gentilmente gli affari suoi. Michelle, ma... Però, signora, scusi, l'ambasciatore non porta pena, non è che sono stato io a dire... Maleducato! Certo che è diventato pericoloso fare la spesa, eh? Molto pericoloso. Lei non ha paura di questa gentaccia, no? Allora? Che si fa? Che si fa? Ciao! Sto per scherzare. Volevo 3 panini e un bel pezzettone di pane da 1/2 chilo. Voleva anche qualche tipo di pane in particolare? No, faccia lei il pane pane tanto. Magari un po' di quello salato, giusto? Però. Amore, ciao. Sono qui che ti compro il pane, eh? Va bene, va bene. Mi mette dei grissini integrali, grazie. Sì. E del pane di farro, farro. Emilio, insieme, eh? Farro e miglio insieme nel... Segale, esiste? E del pane di segale. Ah, e non si dimentichi il mio pane salato, perché lei poi fa, se ne approfitta, magari non lo mette, sì. No, no, il pane salato no. Infatti, no, l'ho appena detto, non mette il pane salato. Anche lei non è che mette il pane salato se non glielo chiede il cliente, scusi, eh? Gentilmente. No, amore, ho capito, l'ho ripresa. Se approfitta. Va bene, arrivo. Ciao. Ciao. Boom. No, perché io sono nutrizionista, ci tengo, non so se nota anche la... Poi se lei mi lascia magari un telefono, una mail, noi potremmo con la nostra associazione... Vada, vada. ...tenerla di qua, vero? Sì, di qua. Sì, Michelle. Sì, sono al reparto cosmetici. Dimmi. Un profumo. Allora, aspetta, fammi vedere. Questo... Allora, questo è muschi e licheni. Michelle, muschi... Sa di muschi e licheni, non ci crederai. No, non lo so come si fanno ad assaggiare i profumi, no. Ma ti sembra che adesso io mi... Rimani in linea, un attimo. Muschi e licheni, Michelle. Sì, va bene, preso. No, lo struccante no, per favore, amore, ma non posso prendere tutto io, le tue cose le conosci tu. Vieni, vieni, aspetta, rimani un attimo in linea. Senta, signorina, scusi, c'è la mia ragazza che vorrebbe uno struccante e se può aiutarla io non ne posso più. Certo. Mamma mia. Venga. Sti muschi e sti licheni. Pronto? Ciao, dimmi. Uno struccante, sì, vediamo un po'. Ho un trattamento antirughe rassodante che è formidabile. Guarda, l'ho provato anch'io, me ne sono già andate via 2. Una crema nuance per i capelli? Sì. Ah, un bagno delicato. Ah, è delicato anche sugli occhi, questo è per i bimbi però. Però rende la pelle morbida, giusto? Michelle, tutto a posto, ho preso tutto quello che volevi, tutta la tua spesina. Com'è? Ti sento male, Michelle, parla. Hai fatto le analisi del sangue, mi fa molto piacere. E hai delle allergie. Va bene, ne parliamo a casa, perché adesso sto facendo... Infatti, poi, fra l'altro, io ti ho preso tutte le tue cosine che non sono proprio... farro, il tofu, il seitan, tutto quello che piace, le fibre rosse, quello che... Ah, sei allergica proprio a quelle cose lì. E quindi la spesa cosa... No, ho capito, va bene. Va bene,
La lascio lì, va bene. Ciao. Ciao. 150 euro. Oh, allora? No, no, infatti, 150. Meglio, preferisco che... Ecco qua. Ecco, giusti, giusti. Arrivederci. E la spesa? No, è che mi hanno... Perché uno dice, prendi il farro e il tofu. Io allora ho preso come mi era... Poi dopo viene fuori le glutamine, giusto? E quindi gliela regalo. Vuoi assaggiare qualcosa? Se voglio assaggiare qualcosa? Certo che... Cosa mi fa assaggiare? Ecco, questo è il nostro pollo ai peperoni. Pollo ai peperoni, è il mio preferito. Lo provi, è squisito. Grazie. Con la bandierina della Grecia. Buono, vero? No, buono, molto buono. Sì, sì, è buonissimo. Ma molto, molto buono. E pensi che oggi è anche in offerta speciale 10 no. pacchi a soli 40 euro. E stiamo qui a pensarci, 10 pacchi a 40 euro, preso. Ti li prendo allora? Certo, sto anche bene di famiglia. Bene. Riprenda. Poi magari quando ho finito le scorte, non so, mi lascia un telefono, una mail. Mamma mia. Com'era, amore? Eh? Niente, tutto... Cattivo. 10 Andiamo... pacchi di pollo ai peperoni per il signore. 10 pacchi, eh? Non ti è mai piaciuto il pollo e il peperone? Come mai adesso tutto ad un tratto? Ma è peperoni? Peperoni, hai Certamente. Detto? Certamente. Vabbè, adesso ormai... Per te, per tua mamma, che ti piace tantissimo. Fa passare. Guarda chi c'è, grandino, guarda, andiamo che... Sta correndo via. Arrivederci. Arrivederci. Perché ridi? È passato tanto dall'ultima volta, eh? Michelle, dai, no! Ti ricordi le prime volte che venivamo al supermercato? Appunto, le prime volte, ti poi prego, c'è gente, mi vergogno. Ti prego, Michelle, guardami, no! Dai, amore. No. Amore! Via, che se ci vedono ci legano. Pista! Sì, Michelle, è tutto chiaro, ma cosa intendi tecnicamente per Asgrove? Ah, biscotti, scusa. E qua sarà, infatti. E invece fritti d'aviano, cos'è? Ah, fiocchi d'avena, sembrava un piatto tipico veneto. Va bene, tutto chiaro. E la farina gialla? No. Amore, non mi dire che mi fai la polenta col coniglio. Amore, grazie. Sì, no, la vedo. Fra l'altro ce n'è rimasto uno, lo vado subito a prendere, sì. Sì, no, guardi, l'ho visto io. Sì, ma io l'ho preso prima. Sì, no, va bene, l'ha preso, però io l'ho visto da lì. Ma io l'ho preso adesso, è arrivato. Io rispetto perché non è una persona anziana. La ringrazio. Se, ma però adesso sei morto. No, niente, Michelle è un signore, un vecchio. Lasci la polenta! Bravo. Ho capito. Complimenti, bravissimo. A lei complimenti. E adesso la mia polenta col coniglio? Sì, perché la mia con i funghi la butta via, lei? Ma guarda un po', guarda. Sì, Michelle, sono al banco del pesce, c'è anche gente, va bene, glielo chiedo. Salmone ce l'ha? Pronti, è salmone. Bellissimo, è bellissimo. Sì, Norvegia o Scozia? Norvegia. E dice che è Norvegia, che è quello... Va bene? No, ok. C'è calamari bianchi. Guarda calamari bianchi. Guarda che bello. Belli, glielo chiedo. Scusi, la mia ragazza. Chiede se è Mediterraneo o Oceano. Mare. Mare. Non lo sa, mare. Comunque belli, fidati. Beh, va bene, ok. Niente. No. Sì, merluzzetti. Sì. Stanno arrivando i merluzzetti, Sì. Sì, beh, fresco? Si muove? Sì, molto fresco. Puoi togliere un occhio? Mi chiede la mia ragazza. Scusatemi. Sta togliendo, Destro e sinistro uguale. Sì, adesso un attimo che lo prendo.
È un occhio, Michel, bianco, con... mi guarda, fa anche un po' impressione. Sì. Lo può sbuzzare, aprire? Lo sta aprendo. Adesso appena vedrò l'interiore te le descrivo. Anzi, facciamo una cosa, rimani lì un attimo. Dovrebbe arrivarti adesso. Nel frattempo ti descrivo, sembra, vabbè, un pesce morto di stenti, perché di stenti nel senso di soffocamento. Per... è arrivato? Allora? Bene. Perfetto. Ciao amore, ciao. Quanti? Ok, eh? Quanti? Non ho niente perché... Niente, perché dice che è tutto, cioè che non gli è piaciuto un po' l'aspetto del... Forse per me, io prenderei, però è una questione puramente... Scusate, ma è proprio una questione di... Ma va! Buongiorno! Sì, cara, sì, sì, le ho trovate le arachidi. Senti, ci sono chiare, ci sono scure. Quale? Scure? Va bene, sì, 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 arrivo subito. Guarda, non ti preoccupare. Amore, arrivo non subito, lo vedo. Subito. Senti, lo cerco ma non lo vedo. No, non so neanche come è fatto il mango. Guarda, ci sono le pere coscia. Tesoro, sì, lo so che sono in ritardo, ma mi sbrigo, farò presto. Non ti preoccupare. Che poveretti. I poveretti. Dei poveretti. Mamma mia. Michel? Pronti? Sì, certo. Stavo uscendo adesso, arrivo. Ah, volevi? Quelle mature, benissimo. Magro? Ok. Quanto tempo ho? 10 minuti, ce la faccio. Un attimo, ciao. Via, via tutti. Scusate, via, via, grazie. No, c'è troppa fila, andiamo via, amore. No, Michel, voglio questo pesce, questo è quello buono. C'è la fila perché il pesce è buono. Capito, ci vuole un'idea. Ma quale idea? Scusi, sì? Che macchina ha lei per curiosità? Una macchina cabrio, perché? Aia, a colore? Champagne. No, gliel'hanno tamponata? Cercavano uno, sì, sì, cercavano uno con la macchina champagne. Sei scemo? Tengo il posto. Non si fanno scemo. Michel, il paese dei furbi, deve essere furbi, sennò la fila... Sì. Ha saputo che nel banco dietro qua per 10 minuti regalano prosciutto a tutti. Davvero? Però bisogna sbrigarsi perché sennò chiudono. Oh, grazie. Noi abbiamo il carrello dietro. E tengo il posto magari. Mi fai schifo, hai capito? Tieni. Sono scrupoli morali. Senta, faccia vedere per... Bello, dispari? I prossimi 10 minuti. Scusi, sì? Ma quella non è sua moglie che sta strusciando col macellaio? Dove? Dove? No! Michel! 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 Boh, dai che abbiamo fatto. Ah, no, 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 Michel, il frullatore, il reparto elettrodomestici. No, Fabio, ho paura, no, 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 basta. Hai paura di che? È troppo grande questo posto, mi mette ansia, paura, panico, oddio, oddio, perché? Oddio, ci perdiamo. Ma che ci perdiamo, Michel? Dove dobbiamo andare noi? Ragiona. Elettrodomestici. Ecco, dobbiamo tornare qui, qui sei tranquilla, sai dove siamo? Boh, sì. Allora, ecco. Cosa stai facendo? Un metodo infallibile. No, Fabio, reggi, ma stai scherzando? Proprio stamattina ho letto sul giornale una cosa incredibile. Una ragazza in America si è persa nel supermercato, era troppo grande. Allora dopo 2 giorni l'hanno trovata in una cella figurifera, era morta. Allora l'hanno tagliata tutta a pezzi di vita. Perché l'avevano scambiata per un bue. Certo, era un po' grassa, però poi, sai cosa è successo? Il fidanzato se l'ha ritrovata nel piatto e l'ha riconosciuta dall'anello. Ma che schifo. Dai, Michel, su, Anello. Torniamo qui, guarda, un metodo infallibile. Si chiama filo di Losanna, fra l'altro. Mi stupisce che tu, svizzera, non sappia queste cose. Ma qual è il filo di Losanna? Marianna, magari. Sì, Marianna, vabbè. Ma Marianna, Losanna non è importante. La cosa importante è che è un metodo infallibile. Calma, tanta, tanta calma. Michel, stai tranquilla, scusate, scusate per i disagi, stiamo un attimo risolvendo la cosa. È di qua, è chiaramente di qua. Si va così e si... Non lo so. Non lo so, scusa. No, amore, gli assaggini! Questi qua cosa sono? Biscotti salati croccanti. Mmm, buonissimi, assaggia! No, 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 io... Eccezionali! Faccio la dieta, sa roba di palestra. Sazza! E questi qua? Crostini di verdura al formaggio. Non puoi capire, assaggia! Scusa, non avevi detto che non potevi mangiare i latticini? No, per un boccone mica muoio. E questi? Polpettine di hummus con olio extravergine. No! Assaggia, amore! Te la faccio. E questi qua? Antipastini in salsa rosa tonnata. Ah, non puoi capire, non puoi capire.
allora cosa vuole comprare? Niente, grazie. Non ho più fame. Arrivederci. Amore! Magari mi lascia. Eccolo. No, Michele, bellissimo. Siamo nel regno dell'igiene intima. Nella tana del lupo, è bellissimo. No! Wow! I miei assorbenti al 50% di sconto. Ne devo approfittare, tesoro. Sì. Ma stai scherzando? Sì, Michele, però non ti sembra di esagerare un po'? No, lo faccio per risparmiare. È così, che si fa, scusa. Mica scadono, Capito, ma guarda che roba, ma che ne fantastico. Prendo mille, guarda. Allora, Michele, guardami, Michele. Allora, facciamo una botta di conti, con tutto l'affetto. Okay. Allora, uno al mese, fino a 50 anni, te ne basteranno, sì, no, 300, no? Michele, non è colpa mia, non te la prendere con me. La menopausa non è un'opinione. Michele! Allora! Come ti permetti, Ecco qua, pronto. Oh, bravo il mio frutta amore, che hai scelto la frutta e la verdura. Scelta io. Fabio, le banane sono acerbe, si vede lontano un miglio. Lascia stare le mie banane. Guarda le mele come sono andate tutta male, che hanno anche il buco del verme. Poi ti avevo detto di prendere i peperoni rossi, non quelli gialli qua. Quale peperoni rossi? L'avocado almeno, l'hai controllato se è maturo? Cioè? No, Fabio, non conosci il metodo per capire se un frutto o una verdura è matura? No. Dai, no, allora Michele, te lo spiego. Dai, no. Per vedere se è maturo devi buttarlo per terra. Se rimane per terra vuol dire che è troppo maturo. Se invece rimbalza vuol dire che lo puoi comprare, ok? Ti sembra che io mi metto a buttare la roba per terra? Poi che frutta è che rimbalza? Dai, Michele, su, andiamo. È il metodo svizzero. Ma che svizzero? Vai, vedrai. Uè, questo è maturo, per esempio. Il punto giusto, vediamo. No, questo qua non si può comprare. Questo vediamo. È normale. La melina. Beh, la palla magica, non è la mela. Vediamo il pompelmo, vai. Scusa Michele, visto che abbiamo a che fare con la campionessa mondiale di spesa supermarket, vediamo allora se quello che ha comprato lei è fresco. Oh, non è rimbalzato. Ma questo non si può buttare. Ecco qua. No, è marcia, che è questo. A provare con questo? Questo era buono, peccato che non l'ho preso per un attimo. Ciao che si va, via. Fabio, cosa stai facendo? Sei impazzito? Prendo un po' di carne. Come un po' di carne? Fabio! Dai, ne prendiamo un po'. Guarda che queste le prendiamo 10 o 12 perché è disossata. Fabio, dove le congelo? Non abbiamo un frigo gigante a casa, scusa, ma poi tutta sta plastica inquina, metti via, Sto semplicemente facendo le scorte, nella vita non si sa mai, Michele. E allora non perché si sa mai. Prendi direttamente una mucca intera? Scusa, dai, metti... Ma dove vai? Dove stai andando? Baghina! Fabio! Ma dove l'hai preso? Allora, non l'avevano finito. Mettilo via. Guarda che bellino. Mettilo via. Questo ce lo facciamo stasera col palo. Fabio, mettilo via. Ma sei matta? Ma che... Mettellino. Che schifo. Portalo via. Bravo, il mio amore. Carino, Fabio. Che? Quando mai ti ho detto di prendere i cioccolatini che fanno male, fanno ingrassare, sono schifezze? Te l'ho detto mille volte. Sì, certo, ho capito perfettamente. Questi non li ho presi io. Però conosco una ragazzina bionda, di cui non faremo il nome, che se ne mangia una scatola davanti al televisore. Però se ti fa bene dare la responsabilità agli altri, meglio per te. Non ci posso credere, le robe fritte non le ho mai fatte in vita mia. Non ho mai infuzzolentito la casa, dovrei farlo adesso con le patatine fritte. Metti via. A parte che a me la patatina piace, queste non le ho prese io, però va bene, continuiamo a dare la responsabilità. Ma non ci posso credere, pure i colpi di sole ti vuoi fare? Scusate, ma che fate? Questo è il mio carrello. Ah. È infatti il nostro... Scusi. Non è che si dirà. Figura brutta. Signora! Gentilmente.
Dio, dov'è la mia roba? Che cos'è questa cosa qui? Dov'è la mia spesa? Fabio? Vado a riprendere? Sì. La vado a riprendere. Senta, signorina. Fabio! Prendala. Scusa. Ma dove sarà questo tonno, che non lo troviamo? Eccolo qua, pronti, tonno. A leggere l'etichetta? Ecco, lo sapevo, leggi. Che? Pescato nell'Oceano Pacifico. Vedi? Allora? E allora, là i tonni nuotano sotto i banchi di delfini, tesoro. I pescatori gettano le reti, catturano i delfini, anche i tonni, li ammazzano tutti, non lo sapevi? No. Vorrei mica mangiare i delfini. No, quindi? Quindi questo non si mangia. Questo non si mangia. Questo ora che bellino, Di che colore è? Blu. Ecco, blu. L'inchiostro blu, lo sanno tutti, fa aumentare il buco dell'ozono. Anche i bambini a scuola lo sanno. Non sia mai che facciamo danni al sistema... Oh, trovato. Allora, confezione in materiale riciclato. Qui usano proprio i vetri rotti delle macchine rubate per rifare la... Guarda, vedi? Questo è allevato. Tra l'altro è un tipo di tonno nipponico che ama il gesto estremo. Si butta lui nelle braccia del pescatore. Quindi è un colpo qua che mi piace. E poi, fra l'altro, vediamo, Amnesty International sa tutto e approva. C'è anche la faccia dell'omino che ride, vedi? Oh, fantastico! 6 euro! Ma sei matto? Per una scatola di tonno non se ne parla neanche. Ma che bellino questo qua con l'inchiostro blu! Vieni, amore! Scusa, e il buco nell'ozono? Amore! Guarda, amore! Che? Hanno aperto un'altra cassa! Non c'è nessuno! Dai, vuota, vai, piano questo piano, piano, se no si ritorna. Ma che vuole quello lì? Dove ora? Devi stare prima noi! Che ce la fregano, amore! Ma guarda, no! Non si fa così. Non si fa. Hai capito? No. Si va piano al supermercato. Scusi, signore. Okay. È stata lei che ha insistito. Non si Fabio! Fa. Io ho detto non si fa. Non si fa, infatti. Buona giornata, signore. Altrettanto. Prego. Piacere. Grazie mille, Prego. Grandi ragazzi. Che magari vi... Buona giornata. Buona giornata. Andiamo. Pronto, come stai? Insomma, vaghina, sono stata bloccata 2 ore, c'è stato un ingorgo al reparto elettronica. Ah, incidente? No, volevo prenderti la telecamerina digitale, quella che piace tanto a te. No, vaghina, lascia stare che ti fregano, guarda, vengo, ci vediamo, ce la fai fare un quarto d'ora al reparto yogurt? E dov'è il reparto yogurt? Semplicissimo, allora vai dritta per le cose di casa, ti lasci le pentole sulla sinistra, attraversi, stai attenta che di là arrivano quelli con gli orologi a parete, poi... Caffè, subito dopo il caffè, a destra in fondo c'è il reparto salumi. Ah, ok. No, aspetta, reparto salumi, prosegui alla seconda traversa, giri alle valigie, vai avanti ai piatti di plastica, gira a sinistra e sei arrivata dopo i pannolini. Ok, ho capito. Capito? Sì, ok. Sicuro? Sì. Ok, ci vediamo fra un po'. Ciao. Amore, ciao. Boh. Vaghina, dove sei? Sono qua al reparto yogurt. Veramente? Eh sì, E come hai fatto, per curiosità? C'è scritto qua contenitori barattoli. No, c'è scritto anche casa idee? Sì. Michelle, sei dov'ero io prima, non ci credo. No, non è il reparto yogurt. Ma che reparto yogurt? Però ti ho dato delle indicazioni precise, Michelle. Ma quali indicazioni precise? Allora, sentiamo, dove sei tu? Sono dove dovevo essere, ci sono dei frigoriferi dietro, sono quasi arrivato. Sì, e lo yogurt dov'è? Sarà dentro, cosa vuoi che Dai, ti dica, Michelle? Dai, Fabio, sai dove ero io prima? No! Ci siamo persi! No! Vabbè, niente, sta a sentire, appuntamento a casa, che lì sappiamo dov'è. No, amore, non ci arrivo. Salotto, non ti sbagliare. Fabio, ciao, non so come arrivarci. Ciao. Amore!